Siamo qui a parlare sulla la volontà divina e libero arbitrio. E sono temi molto importanti perché, in effetti, il cristianesimo viene criticato da figure come Nietzsche, che dice che la volontà umana viene soffocata dalla volontà divina. Questa è la critica che leggiamo, no? Che non è comunque soltanto legata a Nietzsche, ma che è legata veramente a tutta una lunga storia teologica. Pensiamo semplicemente al VII secolo, con l'eresia del monoteismo nel campo della cristologia, in quale San Massimo il Confessore ha dovuto lottare per fare intendere che Cristo aveva la propria volontà, non era una volontà umana di Cristo che era soffocata dalla volontà divina, come si vede nel monofisismo, no? Che la natura umana viene assorbita dalla natura divina come una gola in un oceano, no? Poi si rivedranno anche nell'epoca moderna con il quietismo. Allora ci sono tutte queste eresie in giro, no? Su questa la questione della volontà. Cos'è la volontà? Allora, San Tommaso d'Aquino ci dà un po' di chiarezza su questo, che sono queste due facoltà dell'intelletto e della volontà, no? L'intelletto e la volontà. E cos'è la volontà? È un appetito, però non un appetito qualsiasi, è un appetito razionale. E perciò l'appetito razionale che è guidato dalla ragione, dall'intelletto, la volontà che è guidata dall'intelletto. E è vero che poi c'è tutto il dibattito con gli scotisti sul primato della volontà o il primato della ragione. Io tendo a pensare che comunque in San Tommaso c'è molto spazio dedicato alla volontà. Pensiamo al fatto stesso dei demoni che non è che per loro intelletto stanno all'inferno, ma sono all'inferno perché vogliono essere all'inferno, vogliono non essere con la volontà di Dio. È proprio radicato nella volontà. La nostra santificazione viene dalla volontà, in fondo, no? E questo entra anche la questione della virtù, per esempio. La virtù è l'uso, il buon uso della volontà. Ma non possiamo pensare che la volontà divina e la volontà umana siano talmente distinti che la volontà divina assorbi la volontà umana. C'è sempre, San Tommaso spiega, la prima causa e la seconda causa, no? Termini filosofici, no? Ci deve essere una individualità. La nostra, il paradiso, l'obiettivo della nostra, la nostra meta, no? Il paradiso, non è una nirvana. Non è una nirvana. Il paradiso è veramente radicato nell'amicizia con Dio. E nell'amicizia ci sono questi tre elementi dell'amicizia che riguarda la carità, no? La benevolenza, il volere il bene dell'altro, la reciprocità e la vita comune, questi tre aspetti. E allora la vita in paradiso è una vita in comune con Dio. Ma Dio rimane Dio e l'uomo rimane l'uomo. E questa è la cosa più importante, no? L'uomo, creato in immagine di Dio, nella sua natura, deve crescere nella somiglianza di Dio, con la grazia, per vivere con Lui nella gloria. Come dice il Catechismo San Pio X, noi siamo creati per conoscere, amare, servire Dio in questa vita e compiacersi in Lui nella vita eterna, che sintetizza molto bene poi tutto, no?
E così la questione della volontà è fondamentale, no? Scegliamo Dio o scegliamo altro? E tutta la vita è fatta di scelte, di un cumulo di scelte. Infatti la virtù è un insieme, un habitus che raggruma tutte le scelte individuali che uno possa fare. E più uno è virtuoso, più sceglie bene, no? Ecco. E così diciamo che questo è in sintesi la questione della volontà umana, del libero arbitrio con la volontà divina. E poi oggi abbiamo qui Giampaolo che è più un esperto sui testi di Luisa Picaretta, perché oggi c'è un grande movimento tra molti gruppi laici che vogliono proprio questo, vogliono proprio poter capire meglio la sequela Christi, l'imitatio Christi, l'imitazione di Cristo, la volontà di Dio, che ha sempre fatto la volontà del Padre, che si sintetizza bene nella preghiera del Padre nostro, sia fatta la tua volontà, fiat voluntas tua, no? Sicut in cielo et in terra, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Così riguarda proprio la volontà. Benvenuto a Giampaolo. E... Grazie Padre. Grazie. Ben trovato. Grazie dell'invito. Sì, ed è proprio qui che il fuoco principale, no? L'argomento principale della divina volontà si rifà proprio a queste parole del Padre nostro. È proprio nel centro del Vangelo, nel centro del Padre nostro, che troviamo questa preghiera di Gesù che ci chiede, che chiede al Padre, no? Che la volontà di Dio si faccia in terra come si fa in cielo. E tutti e 36 volumi non fanno altro che cercare di esplicitare quello che è già contenuto nella Sacra Scrittura, in particolare in questa preghiera del Padre nostro, e far capire il tutto, il passaggio che c'è tra la scelta libera della volontà umana, che attraverso la ragione e la conoscenza può giungere a unirsi sempre più e sempre meglio a quella che è la volontà di Dio. Ed esattamente dove ci siamo trovati, fino al punto che siamo trovati con San Tommaso. Cioè tutto ciò che San Tommaso dice è stato ripreso interamente da Luisa, cioè da meglio da Gesù che ne parla con Luisa. Siamo giunti a quel punto in cui, grazie all'utilizzo della volontà umana unita a quella di Dio, che l'uomo sceglie di posizionarsi nel bene. Alla fine questo è il massimo, come dire, la massima, il modo per esprimere con più potenza, no? Potremmo usare questa parola, più potenza la propria volontà, che fissarsi nel bene. Perché quando invece la creatura non sceglie il bene, non sceglie qualcosa, come dire, alternativo, ma sceglie la debolezza. Cioè una volontà umana che non è fusa con Dio, non è unita con Dio, che non accetta il bene come Dio glielo propone, rimane debole, rimane incapace anche di poter esercitare il suo stesso ufficio, quindi rimane vittima della sua stessa debolezza. E questo è il problema che praticamente affronta sia San Tommaso, ma che poi giunge fino a Luisa, e Gesù impiega molti volumi per poter far comprendere bene qual è il male di una volontà che non scelga il bene. E come in tutta la creazione, no? In questa storia di 6.000 anni dell'umanità, come questa scissione fra la volontà umana e la volontà di Dio abbia causato tutti i mali che la storia ci ha messo sotto gli occhi. Perché la vera libertà non è fare quello che si vuole, non è allontanarsi dal bene, non è dire la vita è mia e decido io e quindi non raggiungo il bene né per me né per i miei fratelli né per il prossimo, ma faccio ciò che voglio, come voglio e quando voglio. Questo è più invece, come dire, un andarsi la zappa sui piedi, nel senso è un rendersi deboli, perché poi a quel punto, poi lo leggeremo magari in qualche passo proprio di Gesù che lo dice a Luisa, essendo una potenza spirituale la volontà umana non può essere disconnessa da tutto, ma può essere connessa, ecco, siamo un termine moderno, no? Siamo nell'era di internet, può essere connessa a Dio o può connettersi al nemico. Quindi una vera e propria libertà intesa come, come dire, non subire nessuna tra virgolette influenza, non fare nessuna scelta, in realtà è una scelta.
quando la volontà umana non usa la ragione per scegliere, sta in realtà scegliendo, e sta scegliendo ciò che è peggio per sé, sta scegliendo il male, sta scegliendo l'egoismo, potremmo dirlo anche in altri modi, in caso di scelte personali, dice Gesù, è l'amore che dovrebbe essere la scelta di ciascuna persona, però anche quando commettiamo un peccato, se ci pensiamo bene, alla fine è sempre la scelta di un amor proprio sovramisurato, cioè in eccesso, per cui io penso che sia meglio per me ciò che danneggia gli altri, ciò che va contro Dio. Questa scelta, che è comunque una scelta di amor proprio, va proprio a farci capire che la volontà umana, se non segue la ragione, se non si fissa nel bene, se non sceglie Dio e il prossimo, rischia di fare male a se stesso e anche agli altri, no, cioè, rischia di diventare una volontà debole, impotente, incapace di fissarsi nell'unico fine che invece esalta la sua potenza, che è il fine del bene ultimo, del bene che Dio ci propone, del bene del prossimo. Sì, molto bene, molto chiaro quello che dice. Infatti, è non fare la volontà, la volontà di Dio, infatti non è fare la propria volontà, non è fare il proprio quello che uno è fatto per fare, no? E si rende debole. Molto bello questo punto. Oggi che viviamo in un mondo del transumanesimo, no? Del postumano, di questo mondo dove l'uomo vuole creare se stesso, anche questo egoismo, questo orgoglio che sta dietro tutto questo, in fondo è anche legato a questo, no? Perché anche nella concezione che si vede con le femministe, le varie fasi del femminismo, è interessante perché nel 1930 si concepiva ancora la donna come una donna come di per sé di natura fertile. Nel 1950 la concezione era diversa, era proprio la natura stessa della donna era cambiata, secondo queste concezioni, diciamo, nominaliste, esistenzialiste del femminismo di Simone de Beauvoir o Margaret Sanger e compagnia. Perché parlo di questo? Perché in fondo c'è una opposizione continua alla natura dell'uomo, alla natura della donna, alla natura, al modo che uno è nato, è nazio, no? Infatti Simone de Beauvoir diceva: non nasco una donna, ma divento, mi formo io come donna. Allora, tutta questa mentalità si ritrova poi nel concetto, dal concetto della contraccezione, tutte le questioni della contraccezione, come tutte le questioni che riguardano il gender e poi il transumanesimo. Allora, una posizione, diciamo, come questa, appena elencata da Giampaolo, appena descritto anche quello che ho detto io su Sanso, una questione che riguarda fare la volontà di Dio, mantenendo sempre la nostra libertà, perché possiamo anche rinnegare come hanno fatto i demoni, però poi non sono felici, no? Però tutto questo è il tema, il fondamentale, no? O vera libertà o un libertinaggio, questo diventa poi questo, no? O libertà, la vera libertà che porta ad essere veramente se stessi, cioè chiamati chiamati alla santità. C'è questo tema della chiamata universale alla santità, no? Nel Concilio Vaticano II, che alla fine, in fondo, siamo tutti chiamati a conoscere, amare, servire Dio in questa vita e compiacersi in Lui nella vita eterna. Sono obiettivi, queste sono le cause finali, no? Aristotele parlava della causa finale prima di poter parlare delle altre cause, perché se non si sa dove si va, cosa si fa? Invece oggi viviamo in un'epoca della tecnologia, della causa efficiente, dove solo quello conta, no? È la causa materiale, la causa formale non conta, la causa formale e la causa finale non vengono prese in considerazione. E così, non so, io tendo a volere ricapsulare un po' tutto questo argomento all'interno delle lotte, diciamo, delle idee, delle lotte filosofiche, perché in fondo, e delle lotte teologiche, perché in fondo è quella che c'è sottofondo qui. Così voglio dire questo perché far capire che
quello che ha detto Giampaolo, quello che dice Luisa Pecaretta, questo, su questo tema è fondamentale. È un tema proprio cuore della nostra epoca. Infatti, non è un caso che ci sia questo tema, diciamo. Sì. E infatti Gesù fa capire negli scritti di Luisa che proprio invece c'è una, diciamo, una crescita della persona umana se la volontà, diciamo, cerca di adeguarsi sempre più e sempre meglio alla divina. Noi rischiamo, certo, di rimanere invece in uno stato più basso nel momento in cui ci distacchiamo da Dio, e questo poi si vede negli effetti di tutto ciò che vediamo nel mondo, che invece loro parlano di evoluzione, quasi come parlare invece di involuzione, sembra quasi che stiamo tornando a essere come animali, ecco, come quelle famose egregie, quelle famose piuttosto che andare avanti. Si va avanti solo con le conoscenze che permettono una vera crescita della nostra volontà umana. Bravo, perché in fondo sai cosa distingue l'anima umana? È una cosa che oggi non si parla nemmeno più dell'anima, si parla del self in inglese, no? L'io, no? Si parla oggi dal punto di vista dei psicologi, ma se si parla dell'anima invece si ritorna a un tema molto importante, perché cosa distingue l'anima umana da un'anima di un animale o dall'anima di una pianta, no? E certamente ci sono gli appetiti, ma non sono gli stessi, perché ciò che distingue fondamentalmente è la razionalità, è la capacità di parlare, è la capacità di intendere gli universali, di andare al di là, di andare molto al di là. E se noi abbassiamo il livello intellettuale, livello, diciamo, della conoscenza alle cose più banali, diventiamo più animali in fondo. Se riduciamo tutto al particolare, all'individuale e non all'universale e non alle cose più alte, si arriva proprio a una involuzione, in effetti, sì. Involuzione. E perciò quello che lei ha detto anche sulla questione della spiritualità, che è tutta una questione spirituale in fondo, perché la spiritualità riguarda gli universali, ma non è distaccata dal materiale, non è distaccata dal tangibile, dall'individuale, no? Allo stesso tempo. E ecco perché è importante capire, anche in San Tommaso si capisce questo, questa gerarchia dell'essere, una gerarchia dell'essere che fa capire, no, dall'anima vegetativa, l'anima sensibile degli animali, l'anima razionale, c'è una gerarchia, non c'è un distacco, c'è una distinzione, c'è un'armonia. A lui piace molto usare la parola armonia, San Tommaso. Non è tanto che ci opponiamo all'ecologia, no, agli animali e alle piante, ma vogliamo vedere un'armonia tra tutte queste cose, tutto il creato che Dio ha fatto, se no diventa un ecologismo, e questo io mi oppongo all'ecologismo, ma non tanto alla ecologia, perché in quanto è creato da Dio è buono, no? Sì, infatti dipende proprio questo concetto nei volumi Gesù e Luisa, parla della creazione, non parla del primo Fiat, e dice che questa creazione è tutta pregna della volontà di Dio, che rimane celata, nascosta all'interno delle cose create che Dio ha fatto per l'uomo. Tutto è stato fatto per mezzo di Dio, ma per Gesù, ma tutto è stato fatto per l'uomo, affinché l'uomo possesse possedere tutto. Ma alla fine lo scopo principale che si evince da questi volumi è che la creatura deve essere di Dio. Cioè tutto è stato fatto per noi, ma noi dobbiamo essere di Cristo. Ora, questo passaggio deve essere un passaggio però non imposto. Gesù dice spesso a Luisa: io non voglio servi, non voglio schiavi, io non voglio persone costrette ad amarmi, ma voglio che con la loro ragione, con il loro intelletto, perché poi parla di intelletto, memoria e volontà come le tre potenze dell'anima, con il loro intelletto capiscano quanto io le amo e quanto desidero essere amato. E quindi, un po' riprendendo anche Deus Caritas Est, no, del Papa Benedetto, che parla di un amore, ed è quello di cui si parla in questi volumi, si parla dell'amore di Dio per la creatura, un Dio che non ha bisogno di nulla, ma tra virgolette, se avesse un bisogno, sarebbe di essere riamato dalla sua creatura, e per fare questo deve conoscere fino in fondo l'oggetto del suo amore. Chi deve amare? Deve amare la sua idea di Dio o deve amare
Dio per quanto Dio si è rivelato. Questo è il grande passaggio, perciò ci mette 36 volumi Gesù a spiegare a Luisa, non per limitatezza di Gesù, ma per nostra incapacità di comprendere tutto insieme. No, lo ci dà un poco a gocce e gocce in questo cammino, dove lui ci fa anche da maestro, e grazie a questo percorso l'anima comprende per quanto è possibile creatura, per quanto Dio si è rivelato attraverso questi scritti, chi è Dio, quanto ci ama e quanto desidera essere riamato a modo suo. Perché qui è un passaggio fondamentale. La creatura, dice Gesù, per quanto mi possa amare, mi può amare sempre in modo umano. E il modo umano è un modo finito, è un modo limitato, tra virgolette non adeguato a riamare un Dio. Allora dice Gesù, io metto nelle tue mani il mio stesso amore, affinché tu, conoscendolo, lo possa possedere, e possedendolo puoi ricambiarmi con lo stesso amore. Ecco, è quella divinizzazione della creatura, no? Che avviene un poco alla volta, è quell'unione che diventa sempre più forte, in cui i due diventano uno solo per volontà, per scopo, perché hanno scelto, hanno capito qual è il bene, vogliono la stessa cosa e rifiutano la stessa cosa, che poi è proprio l'emblema dell'amore. Due persone, ma anche umanamente, quando è che si dice che due persone si amano? Quando vogliono la stessa cosa e quando rifiutano la stessa cosa. È chiaro che nella relazione d'amore ciascuno ha le sue individualità e quindi ciascuno sarà amante a modo suo. Però non per questo non esercita la sua volontà, anzi l'esercizio della volontà è fermarsi in quello scopo comune che rende i due uno. No? E questo è quello che Gesù insegna a Luisa, e questo è il percorso che ci farà fare attraverso i 36 volumi, affinché la creatura cosa deve fare alla fine? Tornare nel progetto iniziale, cioè tornare a vivere come si viveva nel progetto di Dio, quindi nel paradiso terrestre, come viveva Adamo ed Eva prima del peccato mortale. Ora è chiaro, esatto, il peccato originale. Quindi, però è chiaro che quando Adamo ed Eva per natura possedevano il dono della divina volontà, la loro volontà esisteva, non era stata eliminata, non era stata sostituita dalla volontà di Dio, perché se fosse stato così non potevano uscire dal paradiso terrestre, perché non potevano esercitare una volontà che non avevano, ma proprio perché invece l'avevano viva questa volontà, la esercitavano continuamente, hanno potuto scegliere liberamente di non proseguire nel progetto di Dio, ma allontanandosi e mangiando di quel frutto che Dio aveva vietato loro, uscendo così dalla divina volontà e procurandoci, diciamo, tutta la storia dell'umanità che noi ben conosciamo. Ma Dio non ha cambiato idea, dice Gesù a Luisa. L'idea di Dio, il progetto di Dio è sempre lo stesso da sempre, no? Ab eterno, usa lui questa parola latina per dire da sempre Dio ha pensato a questo progetto, ed ora è il tempo, dopo la redenzione, dopo l'incarnazione del Verbo che ci ha dato, diciamo, le medicine per poter guarire dai nostri mali, e adesso è il tempo che la creatura torni a fondersi, a vivere in quella volontà dalla quale decise di uscire, però sempre liberamente, mai sforzata, mai come atteggiamento dei servi o degli schiavi, ma invece come veri e propri figli di Dio. Molto bello questo. Sì, in effetti tutto riguarda il Cristo, no? Il Cristo, colui che in fondo riporta, non solo il Cristo, non solo ci redime, ma ci ricrea, no? Questa ricreazione è fondamentale, no? E tutto il cristocentrismo di questo pensiero è molto giusto, perché in fondo lui è colui che riesce a fare pienamente la volontà del Padre. Tutto riguarda fare la volontà del Padre, in fondo il messaggio di Cristo è questo, no? Ecco perché ci insegna il Padre nostro, no? Perché tutto deve ritornare a quello. Il Gaudium et Spes 22 nel Concilio Vaticano II dice che Gesù è venuto per rivelare pienamente l'uomo a se stesso, no? In effetti Gesù è venuto per rivelare il Padre in primis a noi, però rivelando il Padre a noi ha anche rivelato chi siamo noi, no? Si rivela tutti e due, è implicito nell'espressione che è ovvio che Gesù è venuto per rivelare il Padre all'uomo, ma nel fare questo l'uomo comunque deve rispondere a questo amore in amicizia, come lei ha detto giustamente, in amicizia, perché ci deve essere questa reciprocità. Allora c'è il primo punto, la benevolenza, volere il bene dell'altro, la reciprocità, avere questo bene comune,
giustamente, questa è l'amicizia. E questo richiede una risposta, una chiamata risposta. Questo è il lato della fede, questo è il lato della rivelazione di Cristo. Tutta la teologia dell'Ottocento fino adesso riguarda la questione della rivelazione, no? Perché in un'epoca come la nostra, del positivismo, dello scientismo, tutte queste cose qui, dove tutto naturale, il naturalismo, eccetera, tutto abbassato al più basso livello comune, la Chiesa ha dovuto ripristinare l'idea del soprannaturale, l'idea della rivelazione e poi della nostra risposta a questa rivelazione, no? In fondo questo è il Deus Caritas Est, ecco il programma di Benedetto XVI, era proprio legato a questa amicizia con il Cristo, all'amicizia con Dio, è fondamentale questo punto, no? E poi è interessante anche su questo tema dell'amicizia con Dio, è interessante perché giustamente come lei ha detto, ci sono queste due modalità, modalità umana e modalità divina. Aristotele, quando parla nell'Etica di Nicomachea, dice che Dio, che l'uomo non può essere amico di Dio perché è talmente separato. Che è giusto in fondo, no? Perché siamo così diversi, così distinti, così ma proprio modi d'essere completamente al di là, no? Uno può dire. E allora come si fa poi a raggiungere questo? Beh, Dio assume la natura umana e diventa uno di noi, mantenendo sempre la sua natura divina in Cristo. Così solo in Cristo si può ripristinare questa amicizia con Dio, che era all'inizio era proprio voluta da Dio, proprio dalla creazione ex nihilo, proprio da quello che lui aveva creato dall'inizio, aveva questa intenzione, no? Molto bello in fondo questo, no? Che questa amicizia viene ripristinata proprio dal Cristo. Ed è anche, c'è anche qualcosa di collegamento proprio con Luisa, perché il primo atto che Gesù insegna a fare è proprio l'atto di fusione. Si chiama così quella preghiera che si recita per comprendere che per vivere la divina volontà si deve passare per l'umanità di Gesù. È proprio l'umanità di Gesù dalla quale noi ci fondiamo, dice Gesù, parte per parte, quindi ogni parte di noi si fonde con ogni parte di Gesù, che è la chiave, la porta, è l'accesso alla divinità. E lui insegna a Luisa a fare questo: ogni volta che vuoi entrare nella mia volontà, dice, passa per la mia umanità, perché in me troverai il vero uomo e il vero Dio. Quindi come uomo ho fatto tutti gli atti, come Dio l'ho divinizzati. Ecco, tutto l'operato della divina volontà alla fine si potrebbe riassumere in un'attualizzazione di tutti quegli atti che Gesù ha fatto. Soprattutto noi conosciamo tutti quanti bene, molto bene, la passione, no? Che ormai sono 2000 anni che la Chiesa ci fa conoscere, però nessuno, o meglio pochi, si sono soffermati invece su quei 30 anni che Gesù fa di vita nascosta. E in quegli anni, dice Gesù, io sono stato per 30 anni con mia mamma e il papà putativo in casa e mi sono serviti proprio per rifare tutti gli atti di tutti gli uomini di tutti i tempi. E così, facendo le cose ordinarie, divinizzavo tutti quegli atti naturali, perché giustamente, essendo lui vero uomo e vero Dio, umanamente faceva gli atti così come li facciamo noi, ma poiché era vero Dio, riusciva a divinizzarli, cioè a darle un valore eterno. E oggi è chiesto a coloro che vogliono vivere la divina volontà di non fare nient'altro che passare attraverso l'umanità di Gesù e prendere tutto ciò che Gesù ha già fatto per noi e attualizzarlo. Ed ecco che la libera volontà aderisce liberamente a che cosa? Agli atti che Gesù ha fatto e in particolare all'intenzione e agli scopi che Gesù aveva quando operava, perché l'atto ovviamente si basa su un'intenzione e uno scopo. Nessuno fa nulla se non ha un'intenzione e uno scopo. Ecco, quello che rende, come dire, protagonista la volontà umana è mettere sempre un'intenzione e uno scopo umano in quello che si fa, un interesse proprio, mentre Gesù insegna a Luisa a togliere questo interesse umano, questo scopo proprio, questa intenzione propria, a prendere quelli che invece erano l'intenzione e lo scopo divino. E quando parla di intenzione e scopo divino, alla fine si rifà che cosa? Alla gloria del Padre, alla salvezza delle anime e al vento del regno, che erano i tre obiettivi, dice Gesù a Luisa, con i quali operavo e tutto facevo. Ecco, il mio cibo è fare la volontà del Padre mio, che viene esplicitato in questo modo. Allora, quando veramente l'anima si rende conto
appunto, che perseguire un bene personale, individuale, in contrasto con la collettività, in contrasto con quella che è la volontà di Dio, si sta poi scavando la fossa da sola, cioè sta cercando l'infelicità per se stesso e per gli altri. Invece il fatto di essere unito alla volontà di Dio, e questa unione cresce sempre più, aumenta la conoscenza, quindi è un percorso, lui chiama atto crescente, che è l'unico atto che abbiamo in differenza dell'altra creazione, perché dice Gesù ci sono tre atti per tutto ciò che ho creato, l'atto creante e conservante, però solo la creatura possiede l'atto crescente, che è quella capacità della volontà umana unita alla ragione e all'intelletto, quindi intelletto e memoria, di poter conoscere sempre più l'essenza del bene, la bellezza del bene, la qualità del bene, e quindi si innamora sempre più di compiere nella propria vita, di raggiungere nella propria vita quell'intenzione e quello scopo, che non è più lo scopo e l'intenzione personale, ma il bene di tutti nel fare e poi vivere la volontà di Dio. Questo è un passaggio fondamentale negli scritti di Luisa, che non arriva subito a dire la verità, perché questa cosa si comprende con una visione globale dei 36 volumi, perché Gesù adegua anche il linguaggio a Luisa. Luisa era una persona che ha fatto forse la seconda elementare, una persona che vive nel suo tempo, e quindi Gesù man mano istruisce Luisa, istruisce noi attraverso Luisa, affinché con vocaboli sempre nuovi ci conduce alla verità tutta intera, per quanto siamo capaci di comprenderla. E quindi mentre all'inizio e succede questa, c'è questo fraintendimento, sentiamo e leggiamo nei volumi di Luisa che la volontà umana va uccisa, va legata, va non utilizzata, dopo ci spiega esattamente cosa intende quando dice questo, perché se inizialmente può sembrare quasi un'eresia, no, dire una cosa del genere, che la volontà umana deve essere eliminata, dopo ci fa capire che quando lui dice dai la morte la tua volontà, lui intende dai la morte la tua volontà nei tuoi atti, cioè non cercare il tuo interesse, che invece dà vita alla tua volontà, ma cerca la gloria di Dio, la salvezza delle anime e l'avvento del regno. Questo cambiare intenzione e scopo dell'atto non porta soddisfazione alla volontà umana, e quindi in questo senso dà la morte alla volontà umana nei propri atti. Però la volontà umana, ci dirà dopo, è proprio il terreno nel quale Dio mette il seme, e usa molti, come dire, usa molti esempi Gesù per farcela capire, è la foglio, è la moneta sulla quale viene impressa l'immagine del re, quindi è qualcosa non solo di necessario, ma qualcosa che deve sempre più e sempre meglio giungere a quell'unione di amicizia, potremmo dire, ma di amore, conclude Gesù, che fa della creatura l'oggetto amato e colui che ama. Dio diventa sia l'oggetto amato che colui che ama, allo stesso modo diventa la creatura, e questa somiglianza fa dei due come se fossero uno solo. Ovviamente Dio rimane Dio e la creatura rimane creatura, ma per partecipazione Dio dà alla creatura ciò che egli stesso possiede, per quanto è creatura è possibile. Questa è proprio una sintesi veloce, perdonate la velocità, di quello che è il pensiero di Luisa attraverso i volumi. Molto bello, anche molto raggiungibile, no? Questa questione della vita nascosta è molto simile anche a quella di Saint Thérèse de Lisieux, no? Santa Teresina parlava di questo amore nel cuore della Chiesa, voleva essere l'amore nel cuore della Chiesa, e come fare questo a vivere pienamente ogni atto singolo. Molto bello anche questo che lei ha detto, anche scritto, che Gesù in effetti nella sua vita nascosta a Nazareth viveva pienamente ogni atto, e in questo senso anche portava alla redenzione di ogni atto. È molto bello anche, c'è, questo si vede poi nella sua passione, no? Che lui vuole salire su quella croce, no? è la volontà. È importante su questo punto, anche la teologia ci illumina, perché c'è questo brano all'inizio della... Allora, nella teologia si dice volontà su natura, volontà su trazio, no? Questa distinzione. La volontà secondo la natura, che è più bassa, diciamo, l'impulso, l'emozione, no? Volontà su trazio, volontà su natura, e volontà su trazio invece è la volontà propria, dove uno ragiona. E ecco. Allora, l'episodio classico di questo è Gesù che si trova nella sua passione,
all'inizio della passione nell'orto del Getsemani, e c'è quella famosa citazione dove lui dice non vuole che questo calice li passi, no? Perché non vuole, però sia fatta la tua volontà. Ecco, molto fondamentale. Lì c'è la distinzione volontà su natura, dalla sua natura, che vuole preservare la sua vita normale, normalissimo, proprio un istinto, diciamo, naturale, ma riflettuto, capendo quello che sta per fare, perché lo stava facendo, l'obiettivo che voleva il padre da lui, allora volontà su trazio, che poi mantiene lungo il percorso della passione, fino al punto, no, nelle sette ultime parole di Gesù sulla croce, si vede ancora, no? Perdonali perché non sanno quello che fanno, prima parola della croce. Quella è ancora volontà su trazio, è ancora una volontà ragionata, una volontà propria. Perché poi alla fine, lì che Lutero poi sbaglia, no? La quarta parola, c'è questa pausa nel Vangelo, no? Le prime tre parole, poi le ultime quattro, e c'è questa pausa. E alla fine lui sabattani, no? Questa cosa, perché Dio, perché mi hai abbandonato, la quarta parola, no? Ma questo appunto qui è già in volontà su natura, e cita un salmo, il salmo 22, e questo è quello che Lutero non aveva capito, quando lui dice ma com'è possibile che il padre tratti il suo figlio così, eccetera, no? Non aveva capito questo punto molto sottile della teologia. La volontà ut natura, si è ritornato alla volontà su natura come si era all'inizio, si è alla fine. Però notate bene che la volontà su natura di Dio, di Gesù Cristo, non è la volontà su natura di un demonio, no? Non è che si mette lì a dire bestemmie o cose così, ovviamente che no. Cita i salmi e cita queste emozioni, no? È interessante anche questo, distinguere tra le emozioni e qualcosa al di là, no? Per esempio, un desiderio, nel greco si dice il desiderio, adesso mi sta sfuggendo la parola in greco, edonè, no? E che riguarda l'edonismo. Allora, è il desiderio che sta a livello molto basso, come un cane che desidera la bistecca, no? E invece il pothos, che in inglese si dice the longing, no? È molto più al di là, viene da fuori da sé. Questo è importante. La nostra volontà, la dinamica dell'uomo è così, no? C'è questo desiderio naturale, che è a livello molto naturale, è molto terra-terra qui. Ma Dio chiama dall'aldilà, viene da fuori, e questo richiamo c'è anche in noi. Perciò c'è questo famoso dibattito, il desiderio naturale di vedere Dio, un tema molto importante in San Tommaso questo. Ma perché il desiderio naturale di vedere Dio si incontra con questo, quello che si dice in inglese the desire and the longing, o in greco le donne al pothos, no? È quello che si vede anche in questo, questa dimensione anche cristologica nella volontà su natura, volontà su trazio, che viene da fuori, ma deve incontrarsi. Le due volontà che si devono incontrare liberamente, e la scelta deve essere fatta libera, no? Una volta che si capisce la razionalità, no? Una volta che si capisce, oltre alla razionalità, l'intuitività, diciamo, si potrebbe dire. Perché in San Tommaso anche si deve distinguere tra la razione, che è un aspetto discursivo dell'intelletto, o l'intuitività, che è molto più che più istantaneo. Infatti Dio ha un intelletto intuitivo, una divinità. Gli angeli hanno intelletti intuitivi, però sono sempre creature, così non erano mai intuitivi come Dio. Ma l'uomo purtroppo è come una tavola rasa, ha un intelletto discursivo che diventa sempre più intuitivo, ma va sviluppato. Come Matteo 25,
le vergini, no? Le vergini che non curano il loro olio, e poi alla fine arriva lo sposo e non sono pronte. Allora Dio ci permette tutto questo tempo per poter sviluppare, per poter custodire, sviluppare, crescere, come lei ben dice giustamente, crescere. Ci dà il tempo per crescere, perché poi lì cosa c'è? La cosa che è interessante, c'è la distinzione tra il tempo e l'eternità. L'eternità è fuori dal tempo. L'eternità è una riguarda l'essere, no? Santo Boezio definisce l'eternità toto et simul comprehensio, la comprensione totale e simultanea. Solo Dio è eterno in questo senso. E allora riguarda l'essere, e al di là del tempo. Il tempo misura i cambiamenti. Il tempo misura i cambiamenti della materia, del non spirituale. E nel tempo c'è sempre il tempo per cambiare. No? E allora lì rientra tutta la questione della conversione, no? No? La metanoia, in greco, la metanoia, il cambiamento della nous, della mentalità, del pensiero. E Sant'Agostino, no, nelle Confessioni, parla di questa metanoia a un certo punto, quando apre tutto il discorso sul tempo, questo è interessante, nelle Confessioni, il decimo libro, apre la questione del tempo con il tema della tentazione. E lui dice, ma come? Ma è già stato convertito e ancora tentato? Certo! Perché uno deve crescere nella metanoia, con l'intelletto discursivo, e viene continuamente tentato dalla scelta, le scelte. Scegliere, tentato dalla carne, la volontà su natura e la volontà su trazio. E questa è la vita cristiana. No? E più si è virtuosi, più si è scelta sempre la via di Dio, più è facile dire di no alle tentazioni. Quando uno è bambino sceglie quella pera, come Sant'Agostino voglio scegliere la pera, rubare la pera del vicino di casa, è una tentazione, no? Ma dopo, mi sicuro, ovviamente, quando arriva la vecchiaia, quando arriva a una crescita sempre più simile, sempre più simile, più rassomigliante a Dio, non ruberebbe mai più la pera. Non avrebbe nemmeno più il desiderio, non sarebbe nemmeno più una tentazione a quel punto. E questa è la bella cosa, che uno poi nella conformità, nell'imitazione di Cristo, nella conformità, quella che è, ciascuno a modo suo, giustamente lei dice a modo suo, diventa sempre più quello che deve essere. Questo in latino, San Tommaso ha usato un'espressione molto importante nella nostra comprensione, nella nostra capacità di imparare le cose. Dice, quicquid recipitor in modum recipientis recipitor. Mi piace questa espressione, molto bella. Quella che noi riceviamo, la riceviamo nel modo nel quale noi possiamo ricevere. Adesso io sto parlando, chiacchierando, parlando, nel modo mio, studiando teologia, studiando San Tommaso, gli santi, ta ta ta. Lei nel modo suo sta parlando di Luisa Pegaretta, che io non è che conosco bene, non conosco i suoi testi, lo ammetto, però devo dire che ascoltando questo trovo molta sintonia, no? Però è due modi che si incontrano, no? Un modo, la modalità di Luisa Pegaretta con la modalità di uno studioso di San Tommaso e tutt'altro. Però puntando verso la stessa verità. E questa è la cosa principale di tutto questo, no? Che la cosa importante è che non si tolga la verità, no? E la verità che, no, è il punto fondamentale, no? Perché è adeguatio intellectum ad rem, no? E questo è adeguare l'intelletto alla cosa che è,
l'oggetto che è. Questa è la verità, no? E la verità in questo caso è Dio e la sua volontà. E perché allora uno si domanda, questa è la domanda che uno può domandarsi, ma perché devono uscire tutti questi modi di esprimere la stessa verità? Perché ci sono tutti questi modi di recepirla, no? E allora e Dio è talmente grande, talmente immenso, al di là della immensità, no? come la sua eternità è al di là del tempo, l'immensità è al di là dello spazio. E allora lui si adegua, no? A noi, ma mantenendo sempre la stessa verità. All'inizio della Summa Teologia, terza parte sulla Cristologia, la prima questione, San Tommaso usa un'espressione interessante, la communicatio idiomata, la comunicazione degli idiomi. Adesso noi stiamo parlando in italiano qui, ma stiamo parlando, anche se adesso mi comincia a parlare in inglese, a lei comincia a parlare, non so, un'altra lingua, no, le lingue, gli idiomi, no? E ci mettiamo a parlare vari idiomi qui. Il punto sta, la cosa importante non è i vari idiomi, ma che gli idiomi seguino la stessa grammatica. Perché se io adesso voglio cominciare a parlare, non so, inglese, e voglio esprimere quello che sto esprimendo adesso in italiano a uno che lo possa capire in inglese, non è che cambio il concetto, cambio soltanto l'idioma, ma la grammatica resta la stessa e il concetto e l'oggetto resta lo stesso. Ecco perché la comunicazione idiomata è così importante, perché Cristo ci viene a insegnare la grammatica divina, ed è perciò che è più alto e più elevato, no? E perciò tutti possono a modo loro arrivare a questa grammatica divina, perché è la grammatica delle lingue, sì. È la grammatica delle lingue, è l'universalità, no? E perciò noi parliamo della Chiesa universale, perché la Chiesa unisce, proprio per questo il corpo mistico di Cristo unisce tutti i popoli, tutte le culture, perché c'è un oggetto che è al di là delle culture. E se noi ci soffermiamo sempre se noi ci mettiamo lì a soffermarci sugli idiomi o sulle culture, restiamo fermi. Ed è questo che sta facendo il demonio in questo periodo, no? Ci sta facendo soffermare sui nostri idiomi, sui nostri provincialismi, sulle nostre banalità, e non ci vuole fare arrivare a capire quello che è al di là. Ho sperimentato questo in Gerusalemme recentemente, no? Tutta questa, Dio crea separando, è vero, separa l'acqua, la terra, l'uomo, la donna, ma non per mantenere separati, per unire nelle loro distinzioni. La donna rimane donna, l'uomo rimane uomo, però sono espressioni distinte dello stesso essere umano, modalità di vivere l'essere umano diversi, ma che si possono portare insieme. Dio ha sempre fatto questo. E io trovavo molto strano essere a Gerusalemme, in una città dove, diciamo, c'è il cristianesimo, giudaismo, cristianesimo e l'islam. E si vedeva, accentuato questo punto. Ma si vedeva una grandissima divisione. E io trovavo, ho sperimentato questo molto fortemente, quando celebrava la messa sul Golgota, e c'era Cristo, c'era un mosaico di Cristo steso sulla croce, e la Madonna, la Madonna, la dolorata,
che lo guarda. Questo pontifex, questo pontefice che unisce. Questo è il mistero dell'incarnazione che si compie proprio nella passione. Si compie proprio nella passione. Questo è il punto della sua incarnazione. E questo poter unire, non separare. Quello che fa il demonio è separa e crea e mantiene tutte queste entità separate. Questo è l'inferno. L'inferno sono tutti noi, diciamo, e gli angeli, i demoni, tutti i demoni e gli esseri umani dannati che si odiano, che non si possono vedere, che sono separati l'uno dall'altro. C.S. Lewis lo descrive molto bene in questo libro, The Great Divorce, dove fa vedere tutti separati. Ma il paradiso invece no. No, non è così. E quello che descrive Dante, no? C'è questa armonia, c'è questa gerarchia, ma non c'è un... non c'è un odio, c'è un amore. Nella gerarchia, nella diversità. E tutto punta verso lo stesso obiettivo, divino, Dio. E questo è molto importante nel contesto contemporaneo del transumanesimo, dell'uomo che cerca di essere Dio, dell'uomo, questo anticristianesimo, tutto questo senso dell'anticristo. Perché ricordiamo che anche Nietzsche, io ho iniziato questo discorso su Nietzsche, parla di questa, di questo attacco al cristianesimo nel suo libro sull'anticristo, che non riesce a capire. Infatti questo è quello che è l'anticristo. E solo il Cristo può riportare nel fare la volontà del Padre e noi facendo la sua volontà, imitandolo, possiamo trovare la salvezza, la redenzione e la ricreazione, perché l'uomo si è trovato in una situazione talmente brutta dopo il peccato originale che non poteva che avvenire la salvezza se non attraverso la ricreazione in Cristo, no? E questo i padri della Chiesa, Sant'Atanasio in primis nel suo De Incarnazione, a San Cirillo di Alessandria, anche questi testi descrivono molto bene questo concetto fondamentale dell'incarnazione. Comunque, scusi Giampaolo per questo excursus, ma mi ha dato tanti punti sulla quale mi sono messo a riflettere, grazie. Sì, ma sono tutti punti che comunque vengono anche ripresi nei volumi di Luisa. Per esempio, il primo concetto che prima della ragione, che imprime sulla volontà la decisione, cioè che spinge la volontà verso una direzione, è proprio quello che, di cui Gesù parla quando parla della conoscenza. Allora, la ragione, per poter indicare la via, deve conoscere. Una ragione che non ha conoscenza non riesce a indicare nessuna strada. È tutto il programma è cieca, esatto, la parola giusta è questa, è cieca, e per vedere ha bisogno di vedere, uso una parola forte, no, come Dio vede per quanto a creature è possibile, cioè imitare quel modo di vedere se stesso e gli altri, il mondo, come Dio ha impostato tutto il suo amore nella creazione. Ora, attraverso le conoscenze, dice Gesù, quando la creatura comincia a conoscere qual è l'amore di Dio, qual è lo scopo per il quale ci ha creati, qual è il progetto nella sua pienezza, può veramente scegliere con libertà. Perché una volta che ho conosciuto tutto, ecco, posso dire con Dio o contro Dio, ma se non conosco, come faccio a scegliere? Questo è un punto fondamentale, tant'è vero che lui dice che le conoscenze faranno da trombettieri, saranno i messaggeri che porteranno l'uomo, riporteranno l'uomo nel progetto iniziale. Molto bello anche il discorso che Dio separa quando crea, lo riprende anche Gesù, però allo stesso modo ci dice, però notate per esempio la creazione, come tutte le cose sono legate l'uno all'altro, è vero che sono state separate nel posizionarsi, no, in questo universo,
Ora immaginate la Terra senza il Sole. È vero che la Terra non è il Sole e il Sole non è la Terra, ma sono separate, ma l'una dipende dall'altra, meglio, la Terra dipende dal Sole. Se non ci fosse il Sole, la Terra non ci sarebbe vita, ma addirittura anche il mare è stato separato dalla Terra ferma, diciamo così. Ma cosa sarebbe senza l'acqua la Terra? Sarebbe ugualmente. Quindi è vero che c'è separazione, ma c'è una separazione e una dipendenza di questi elementi. Ora è proprio quello il punto: il mare non è terra, il terra non è il mare, il cielo, la terra non è sole, il sole non è la terra. Quindi ciascuno nella sua individualità, ma c'è una cooperazione. E questa cooperazione che si vede nella creazione è proprio la chiamata che Dio ci fa attraverso la creazione, affinché l'uomo non sia solo, non sia un essere individualista, sia un individuo, ma non un individualista, cioè sia un individuo che con la sua capacità di comprensione, con la sua conoscenza, con la sua ragione, scelga di cooperare al progetto di Dio. E questa è la massima libertà, questa è, come dire, è l'esaltazione della potenza della volontà umana, del libero arbitrio. E questo Gesù ci tiene a dirlo, soprattutto parte dal 17° volume su questo concetto, e ci sono tantissimi brani, poi magari se avremo tempo, non so, oggi o una prossima occasione, leggeremo qualche brano dove Gesù è molto chiaro su questo, che la volontà umana è una potenza spirituale, piccola ma una potenza spirituale, ed è un dono che lui ha fatto e che dice: non toglierò mai alla creatura. Perché ciò che fa la creatura creatura, cioè ciò che fa la persona persona, è proprio l'utilizzo di questa volontà umana, è proprio l'utilizzo di questo libero arbitrio, senza il quale non ci sarebbe, ecco, distinzione fra noi e gli altri esseri viventi. E l'uso della parola è proprio, come dire, l'effetto di questa capacità che Dio ci ha dato, perché noi grazie alla parola, al confronto, cresciamo nella conoscenza, cresciamo nel percorso, come dire, razionale, e grazie al nostro intelletto, alla nostra memoria, diventiamo sempre più simili a Dio. Ecco, Dio ci ha fatto a sua immagine e somiglianza, no? Gesù riprende anche questa frase negli scritti di Luisa e ci dice che l'immagine è nell'intelletto e nella memoria. L'intelletto e memoria che devono essere, come dire, sono distinti, ecco, parlavamo di distinzione prima, sono distinti, però devono cooperare, non può l'intelletto andare in una direzione e la memoria in un'altra. Allora ecco che la fusione di cui parlavo prima ci serve proprio per fondere le tre potenze dell'anima, che sono appunto intelletto, memoria e volontà, nell'intelletto, memoria e volontà di Gesù Cristo. In questa unione di intelletto, in questa unione di memoria, si ricrea quell'immagine che si è persa col peccato originale. Quando poi anche la volontà si dispone secondo ragione, quindi secondo intelletto e secondo memoria, a vivere nella volontà di Dio, ed ecco che dice Gesù a Luisa: torna anche la somiglianza, e quindi si ritorna nel progetto originale del Padre. Questo è un percorso, non è qualcosa che, diciamo, avviene immediatamente, è un percorso di conoscenza che tende ad avere una, a prendere una decisione, senza la quale, dice Gesù, è inutile parlarne, perché finché l'anima non si decide a vivere la mia, prima a fare la mia volontà e poi a vivere la mia volontà, rimane sempre, come dire, mezzo dentro e mezzo fuori, no? Con un piede in una scarpa, un piede nell'altro, perché non riesce a fare il passo definitivo. E il passo definitivo è proprio quando la ragione, grazie alle conoscenze che lui ci dà, decide che vuole tornare in quel progetto originale di Dio, che è amore per noi e amore per il prossimo, ed è un ricambio continuo. In questo Gesù lo chiama mettere a traffico, no? Fare commercio, trovare sempre un modo, una novità, qualcosa di nuovo per poter reciprocamente crescere nell'amore. E questo è il percorso che lui ci invita a fare attraverso i volumi. Molto bene questo. Anche lì il fatto stesso che il Cristo si chiama Logos, no? Il principio era Logos, è una logica, c'è questa conoscenza, riguarda una logica divina, no? È molto profondo in fondo, no? C'è tutto questo Logos e questa creazione, questa armonia, si ritorna a questa parola armonia, anche lei si ci sente, no? Che armonia divina, armonia armonia del paradiso, no? E questa cooperatore, no? Questa cooperazione mi piace, perché Ratzinger, il suo stemma era cooperatoris veritatis, no? I cooperatori della verità. E poi cos'è la verità? E questo mi viene in mente, anche volevo anche centrare un po' questo punto qui. Della verità, è vero che adeguatio intellectum ad rem, adeguare l'intelletto alla cosa, no? Ma
mai di più, anche in greco, la verità è legata all'umiltà, l'humus, la terra, essere legati alla humus, sì, a quella che è. Essere, in inglese si dice grounded. E, andando più a fondo nel greco, si vede la parola della verità, cos'è? Aletheia, aletheia. E nella parola c'è la parola lete, lete. E cos'è lete? Lete è un fiume. E il fiume cos'è? E questo è il fiume dell'inferno, in fondo, il fiume dove vanno quelli che volontariamente dimenticano. Volontariamente dimenticano Dio. Esattamente, ecco, così. E tutta la nostra vita deve essere fatta di un'ascesi che sale, infatti, proprio un'ascesi. La vita ascetica, cos'è? La vita ascetica è questo sforzo di togliersi da questo fiume del leite, della dimenticanza. E oggi la società della quale noi ci troviamo, con tutte queste distrazioni, sono distrazioni che ci fanno dimenticare la nostra origine e il nostro fine. Dice pure Gesù. È fondamentale questo, Lo dice pure Gesù. Volontariamente dimenticare. Dobbiamo ricordare, no? E voglio puntare su un punto adesso, su questo. Nelle ultime Olimpiadi c'era questa immagine blasfemo dell'ultima scena. La cosa che mi ha fatto più arrabbiare, perché proprio più blasfemo di così non può essere. Nell'ultima scena, cosa dice il Signore nell'ultima cena? Dice: fate questo in memoria di me, no? In memoria di me. Tutta la nostra religione, tutto il religio tra legare, il rileggere e rilegare continuamente le stesse verità, è un ricordo. È un ricordo di Dio, in fondo, no? Ecco perché lei, giustamente, quando lei dice no, queste facoltà non si limita semplicemente all'intelletto, alla volontà, ma anche aggiunge la memoria, non sta facendo un'eresia dicendo questo, perché in fondo Sant'Agostino usava queste tre facoltà. San Tommaso diceva che comunque la memoria rientra nell'intelletto, no? Comunque la memoria è fondamentale. Ma la cosa che è interessante è proprio questo, no? Cosa ritornare alla memoria delle nostre origini. E volevo anche sentire un altro punto su tutto questo, no? Lei ha parlato delle origini, no? Della creazione, eccetera. Nelle origini ci sono ciò che si chiamano i doni preternaturali, prima della caduta, prima, diciamo, i doni prelapsari, prima della caduta, del peccato originale. E cosa sono questi doni? Sono l'integrità, l'impassibilità e l'immortalità. L'integrità cos'è? È fondamentale l'integrità, perché l'integrità è la capacità delle facoltà di guidare le passioni, dell'intelletto, della volontà, che guidino le passioni della concupiscenza e dell'irascibilità. La concupiscenza tende verso un bene, invece l'irascibilità è la rabbia che si oppone, no? E allora noi dobbiamo moderare queste. Prima della caduta originale, del peccato originale, c'era la capacità dell'integrità, di governare queste passioni. Dopo no. E allora, dato che adesso domani si celebra la festa dell'Assunta, no? Poi fa pensare all'Immacolata Concezione. L'Immacolata Concezione è proprio quella, l'integrità. La Madonna è quella che ha questa integrità, grazie all'Immacolata Concezione, e che poi va verso un fine che è verso l'Assunta, no? Che, infatti, la festa dell'Assunta ci deve fare pensare a che cosa? Ci deve fare pensare al nostro fine, dove dobbiamo andare. Poi la impassibilità, cos'è? È il non ferirsi, e la immortalità è il non morire. Notate bene, perché parlo di questo? Perché il transumanesimo, torno sempre a questo perché viviamo in questa epoca transumanista, il transumanesimo vuole poter raggiungere questi fini
senza Dio. E perciò Superman, Spider-Man, Marvel comic books, tutte queste immaginazioni dei nostri desideri umani, meramente umani, si escono fuori dall'Ottocento, no? E dal Novecento. E però senza uno scopo maggiore, quello divino, dove andiamo? In fondo, cosa ha portato Cristo? Ha portato questa possibilità dell'impassibilità e della immortalità con la sua resurrezione. Perché la resurrezione, in fondo, è la vita. È la vita. È la vita che mette a morte la morte. E perciò è così importante tutto questo, perché mettendo a morte la morte ci ripristina, ci ricrea e ci dà quello che era noi dovuto, e non solo quello, di più. Perciò Sant'Ambrogio può dire Felix culpa, o felice colpa che ha portato il peccato originale, che ci ha portato questo grande dono. Comunque, grazie di nuovo per i suoi pensieri, perché mi fa sempre pensare di più. Mi sto notando che in questa conversazione, questo scambio, che c'è veramente un'armonia, ma anche una completezza teologica, diciamo, si copre tutti i temi, no? Soteriologici, creazione, la Madonna, la Mariologia, la Cristologia, l'antropologia cristiana, il peccato originale, la grazia, la natura, distinzione tra, no, l'uomo e Dio, eccetera. Tutto viene coperto in questo argomento. Perciò è molto, molto teologico questo, molto, sì, sì, molto, molto profondo, mi fa molto piacere. Possiamo, sì, anche aggiungere, se vuole, che oltre ai doni preternaturali c'era anche il dono soprannaturale della partecipazione della vita divina. Esattamente. Ed è proprio su questo che si sviluppano i 36 volumi di Luisa Piccarreta, in questo recupero di questo dono soprannaturale della partecipazione divina. E Gesù spiega come fa l'uomo, con la conoscenza e con la sua volontà libera, a entrare in questo progetto di Dio, cioè a recuperare quel dono soprannaturale che era proprio la partecipazione della vita di Dio, spiegando anche cos'è la vita divina, perché noi già la riceviamo nel battesimo. Noi, quando siamo battezzati come cristiani cattolici, riceviamo la vita divina, però pochi avevano pienamente compreso cosa significava questo dono che Dio ci fa, come si esercita, come si può crescere in questa vita divina. È tutto, sì, ciò che poi Luisa esplicita, o meglio Gesù attraverso Luisa rende esplicito attraverso i volumi. Ed è un cammino di conoscenza, perché questo dono alla fine, e potremmo dire, è un dono che già ha avuto l'umanità, non è nuovo, anzi fa parte di quei doni che i primi due, Adamo ed Eva, avevano avuto in dote. È soltanto che si è perso attraverso i secoli, ed ora c'è bisogno, dice Gesù, che l'uomo conosca, affinché si recuperi tutto ciò che già era nel progetto originale del Padre, affinché questa nuova creazione, lei parlava di nuova creazione prima, no? Affinché questa nuova creazione, sì, in Cristo sia veramente completa. Quando è che una creazione è completa? Quando supera anche la prima creazione. E per superarla deve aggiungere a ciò che già c'è qualche altra cosa, altrimenti non è superata. E proprio il superamento è quei doni che Gesù Cristo stesso ci ha fatto, perché vedete il grande vantaggio che hanno adesso le persone cristiane che vogliono abbracciare questo dono è che, mentre Adamo ed Eva avevano in potenza il sangue di Gesù versato, ma non c'erano ancora i sacramenti, noi abbiamo una grazia oggi non solo di poter tornare a vivere nel progetto Dio di Dio, ma abbiamo i sacramenti, perché ora il sangue di Cristo è stato versato, e grazie a questi sacramenti noi abbiamo la possibilità di rientrare. Cioè, immaginiamo se Adamo avesse avuto la possibilità, dopo aver mangiato la mela, di confessarsi e di tornare nel progetto di Dio. Questa facoltà non c'era. Quindi questa nuova creazione di cui lei parlava sicuramente supererà la precedente, perché adesso il sangue di Gesù è stato versato veramente in pienezza e non solo in potenza, e noi, facendo nostri tutti i doni della redenzione, possiamo entrare in quello che Gesù chiama il terzo fiat, nella pienezza di questa nuova creazione.
recuperando ciò che già c'era e aggiungendo ciò che c'è stato durante questa resistenza dell'umanità in questi 6.000 anni di cui l'uomo ha vissuto e ha sperimentato l'amore di Dio. Molto bello questo, sì, tutta la vita sacramentale che si basa sulla stessa passione di Cristo, che inizia con il nostro battesimo, morire con Cristo per risorgere con noi, no? Questo gesto di Romani capitolo 6, no? Questo gesto che si fa dentro e fuori, no? È sempre questa imitazione a Cristo e questa conformità a Lui, e tutto torna a questo. Molto bello, mi fate ridere quella che ha detto, sì, se Adamo poteva confessarsi, ma infatti l'Adamo resta comunque uno dei giusti alla fine, no? che viene comunque, San Bonaventura ne parla alla lunga di questo anche nel suo testo, no? Sulla la discesa negli inferi di Gesù, è questo, è la discesa non negli inferi, nell'inferno, no? Ma negli inferi, a prendere i giusti, no? All'inferno restano quelli che sono all'inferno, ma i giusti no, i giusti sono quelli che aspettavano la sua risurrezione, no? Aspettavano quel momento, così come tutti i giusti dell'Antico Testamento, no? Tra i quali c'è anche Adamo, in effetti, sì. Molto, e volevo aggiungere un'altra cosa sulla memoria che prima mi era sfuggita. C'è proprio un passo dove San Adamo, perché Adamo, come giustamente le sta dicendo, è santo, parla a Luisa e la ringrazia del fatto che ha potuto. Luisa viene dopo Adamo, non solo nel tempo, ma anche nella crescita delle conoscenze divinate. Tolta la Madonna, che diciamo la chiamiamo la fuori classe, no? Perché Dio si è creato la mamma perfetta così com'è, diciamo nell'umanità, tolta la Madonna, è proprio Luisa che abbraccia e continua quel progetto in Adamo che non svanito per il momento. E dice Gesù, sai perché, fa questa domanda a Luisa, dice, sai perché Adamo peccò, a proposito della memoria di cui parlavamo prima, perché si dimenticò che io lo amavo e di amarmi. Questo è proprio ciò che lei stava dicendo prima, quindi va proprio a confermare tutto ciò che è stato espresso fino adesso, che la memoria gioca un ruolo principale, perché mentre la memoria utilizzata, diciamo, umanamente, come la definisce Gesù, non fa altro che ricordarci i nostri peccati, i nostri fallimenti, magari anche le offese ricevute e tutto ciò che di male è successo nella nostra vita, l'operazione che fa Gesù è di liberarci da tutto questo, per invece fissarla nella memoria divina, cioè fissarla in quell'amore che Dio ha sempre avuto e sempre avrà per la creatura, e amati in questa maniera, fissati in questa memoria, cioè ricordando continuamente che Dio ci dà la vita, no? Basta pensare al battito del cuore, al respiro, alla circolazione del sangue, che Gesù chiama atti involontari, perché non dipendono dalla nostra volontà, noi anche se dormiamo, respiriamo, battito del cuore continua a battere, la nostra vita continua, sono proprio ciò che invece ci ricorda quanto Dio non solo ci ha amato, perché anche questo è un discorso che Gesù fa con Luisa, non ti ho amato quando ti ho creato, ma ti amo continuamente, ti amo in ogni tuo palpito, ti amo in ogni tuo respiro, ti amo in ogni tuo atto, e questo amore ricordato ci permette di vivere, come dire, questa comunione con Dio continua, senza uscirne fuori, perché la memoria ci ricorda continuamente che Dio ci ama e ci ricorda continuamente che Dio vuole essere amato, e questo alimenta la ragione che si impone sulla volontà e dice alla volontà: io voglio allora quello che vuoi tu, perché tu mi ami e il tuo amarmi mi rende più felice del mio amarmi, perché tu sai meglio di me come realizzarmi, tu sai meglio di me come rendermi felice, io mi fido di te e voglio vivere come tu vuoi che io viva. Molto interessante questo, anche questa distinzione, sì, giusto, anche la teologia si fa, nella teologia morale si distingue tra atti umani e atti dell'uomo, no? Atti umani sono gli atti morali, proprio quello che l'uomo fa, ma non è l'atto dell'uomo nel senso del cuore che batte. È bello questo, che proprio lui rientra proprio tutto ciò che è, tutti gli atti. Mi fa pensare anche tutto questo, questa cosa della memoria, e a pensare anche a ciò che è il peccato è proprio questo incurvatus nimis, no? Questo essere incurvati in se stessi, no? Piegati. Durante gli esorcismi si vedono anche
fisicamente la persona viene piegata, no, dal demonio, incurvato in se stessi. Invece l'uomo, come ci spiega San Tommaso nella prima pagina 91, mi sembra, deve essere dritto guardando su a Dio, no? Sempre considerando Dio. E uso questa parola considerando appositamente perché quando San Tommaso parla della caduta del demonio, il primo peccato, fa le domande sui la tipologia dei peccati, no? L'ignoranza, la debolezza o la malizia, no? E il primo peccato era un peccato di ignoranza? Lui aveva una grande intelligenza, così non può essere esattamente un'ignoranza, certo, si potrebbe rispondere al primo punto. Poi era debolezza? Non veramente, nemmeno. Malizia? Diventa malizia dopo, ma non inizialmente. In fondo San Tommaso ne risponde da questo, da questa spiegazione della non considerazione di Dio. Il non considerare Dio, che in fondo è una forma di ignoranza, perché non è veramente intelligente uno che non considera Dio, no? Non è veramente sapiente, perché c'è una distinzione tra un'intelligenza, diciamo, di conoscenza così, e una conoscenza invece imbevuta di carità, che è la sapienza. I demoni non hanno la sapienza perché non hanno la carità, così non possono, non hanno questa conoscenza gustosa che è la carità, che è la sapienza. Non c'hanno quella. La sapienza, infatti, è quella che significa, la sapienza come parola significa conoscenza gustosa. E loro non possono averla perché non considerano Dio e non hanno una reciprocità con Dio alla sua carità. Non reciproco, non sono amici di Dio. E tutto questo pensiero che lei sta portando avanti, anche secondo me, dà molta speranza, perché fa capire che se Dio ama così tanto nei piccoli atti, in tutto quello che facciamo, è un Dio che alla fine è amico, e noi dobbiamo avere il coraggio di rivolgersi a Lui, e che perdona non una volta ma 70 volte 7. Allora, siamo noi che abbiamo l'orgoglio e la paura e l'incurvatus nimis, il piegarsi se stessi nella paura di rivolgersi alla sua misericordia, no? Non possiamo abusare la sua misericordia, certamente, perché la sua misericordia si basa sulla sua giustizia. Ma se sapessimo quanto ci ama veramente, quello che lei sta descrivendo, no? Che ci ama in ogni atto umano, ma in ogni atto dell'uomo, anche il battito del cuore che ci tiene in vita, questo proviene dal suo amore, ci crea e ci mantiene in vita, no? E non è che ci crea e poi ci lascia andare come i deisti pensano, no? No, ma ci crea e ci mantiene, è sempre lì con noi. E se noi fossimo capaci a semplicemente essere coscienti di questa verità, coscienti. E lì che entra in fondo un appunto molto importante, ritorno sempre a questo, ma della distrazione di oggi, no? Il mondo della distrazione oggi. Il nostro unico sforzo deve essere dell'ascesi, della vita di preghiera e di studio, no? Di riflessione, per conoscere, servire, amare Dio in questa vita e condividerla con Lui compiacevolmente nella vita eterna. Questo richiede sforzo, no? E richiede tempo usato bene per la lettura, le buone letture, vita dei santi, questi 36 volumi, e la Summa Teologia. Sono tanti testi che si possono leggere, il patrimonio cattolico, il patrimonio della nostra fede è enorme. Cosa ha fatto il mondo moderno, il mondo contemporaneo? Ci ha cercato di far dimenticare questo, no? San Pio da Pietrelcina diceva quella scatola, la televisione, quella scatola dell'inferno,
perché la televisione è una scatola di propaganda, è una scatola che porta, che vuole lavare il cervello. E adesso sì, ci sono queste tecnologie, c'è l'internet, possiamo fare dei programmi come questi, alternativi, diciamo, alla propaganda. Uno dice: ma voi state anche facendo propaganda? Beh, no, stiamo chiacchierando sulla fede, che non è propaganda nel senso della propaganda di Edward Bernays degli anni 20. La propaganda fide è diversa, perché non lega in schiavitù la gente, non è un'agnosi che pochi sanno, è aperta a tutti, a modo di tutti. Sì, è più che il prologo che finisce la messa, il prologo fa capire il principio del verbum, no? E questo principio del verbo che poi diventa Cristo, che poi c'è la mediazione di San Giovanni Battista e il Cristo poi che nasce, no? In principio del verbum, e questa forza che questo ci dà a noi. Quelli che non lo ricevono, no? Soffrono perché non ricevono, non riceperunt, no? Però quelli che lo ricevono, che seguono la sua volontà, avranno la sua forza. Non saranno deboli, ma saranno forti in lui. E questo è il modo proprio per concludere poi questo programma, perché proprio con queste parole del prologo di San Giovanni si capisce un po' tutto un insieme, no? Della missione, come Cristo era la missione del Padre, come è lo Spirito Santo la missione anche, noi dobbiamo essere coinvolti in questa missione nel mondo per propagare la verità, non come fa la propaganda degli anni 20, la propaganda di oggi, che viviamo oggi, ma la vera propaganda della fede, propaganda fide. Così mi auguro che lei, Giampaolo, possa continuare a propagare questo messaggio della volontà divina e che ci porti molte grazie e che si possano salvare tante anime. Grazie di tutto. Grazie a Dio, grazie a voi di avermi invitato qui, di essere stati in nostra compagnia. Grazie.